Temo di essermi perso. Ebbene sì, mi sono perso per Palermo. Ma cosa ci faccio in questa bellissima città? Lo scoprirete forse alla fine del video. Seguitemi se vi va in questo mio errabondare. Lasciate che vi mostri le bellezze in cui mi sono imbattuto. Lasciate che vi sveli cosa mi è accaduto. Andiamo. In questo mio errabondare ho scoperto che Palermo è una città dai moltissimi teatri. Pensate che tra il centro e la periferia ne conta oltre una quindicina. Ma il teatro indubbiamente più importante è il Teatro Massi. Non solo è il teatro più grande d'Italia, ma è anche uno dei più grandi d'Europa. È terzo in ordine per grandezza dopo l'Opéra Nazionale di Parigi e la Staatsoper di Vienna. Fu progettato dall'architetto Giovanni Battista Filippo Basile nell'Ottocento, ma fu completato soltanto dopo la sua morte dal figlio Ernesto e fu inaugurato nel 1897. È una delle strutture architettoniche più iconiche di Palermo. Tra l'altro, protagonista di alcune famose pellicole cinematografiche, tra cui anche Il Padrino parte terza, nel quale Michael Corleone si reca a Palermo per assistere suo figlio nel debutto teatrale della Cavalleria Rusticana di Mascagni. Ma a Palermo c'è un altro grande teatro che si contende con il massimo, il primato del teatro più bello di Palermo, lo vedete alle mie spalle, è il Teatro Garibaldi, meglio noto come Teatro Politeama. Un teatro che in realtà è stato costruito solo pochi anni prima del massimo, perché è stato inaugurato nel 1874, ma è stato concluso soltanto nel 1891. L'architetto in questo caso fu Giuseppe Damiani Almeida. È curioso che proprio di rimpetto al Politeama si trovi un altro teatro. Si trovasse, dovrei dire, perché ora, vedete, svolge un'altra funzione. Si tratta dell'ex cineteatro Cursal Biondo, dal nome dei fratelli che nel 1914 lo vollero erigere. Ve ne parlo perché fu progettato proprio da Ernesto Basile e si tratta di un fulgido esempio del liberty palermitano. Gli anni tra 800 e 900 sono un'epoca d'oro per Palermo. Siamo in piena Belle Époque, il mito dei Florio era al suo culmine e Palermo era ancora una delle mete preferite dall'aristocrazia europea. Era l'epoca del liberty. In tutta Europa proliferava questa arte nuova, questo art nouveau, e il liberty siciliano era sicuramente uno dei più raffinati ed eleganti d'Europa. Uno dei rappresentanti più importanti del liberty palermitano fu proprio Ernesto Basile, quel Basile di cui vi ho parlato poc'anzi. Ma di epoche gloriose Palermo ne ha viste ben più di una.
epoche che si sono sicuramente alternate ad altre più cupe e nefaste, e chissà quante ne deve aver viste questa antichissima cattedrale che vedete al mio fianco. È la cattedrale di Palermo o Duomo. È la chiesa più grande e più antica di Sicilia. Una chiesa dalla storia lunghissima, travagliata, è passata di mano in mano innumerevoli volte. Pensate ai tempi dell'occupazione araba, fu trasformata in moschea, poi con la presa di Palermo dei Normanni nel 1072 fu riconvertita a chiesa cristiana e poi pensate nel 1169 fu quasi rasa al suolo da un terribile terremoto. Nel 1185 fu ricostruita dall'architetto Gualtiero Famiglio e l'impianto attuale è risalente più o meno proprio a quel periodo. Vedete, quello che credo di aver capito in questo mio peregrinare per Palermo è che il bello di Palermo è proprio l'essere stato un crogiuolo di culture differenti, di religioni differenti, di etnie differenti. E forse proprio il fatto di essere stato un crocevia tra Oriente ed Occidente a decretarne la sua ricchezza, la sua incredibile ricchezza artistica, storica e culturale. Il palazzo che ho al mio fianco è un esempio di questo inestimabile patrimonio multiculturale, il Palazzo dei Normanni, la più antica residenza reale di tutta Europa. Deve il suo nome al re normanno Ruggero II, che nel 1130 ne fece la sua residenza. Ma fu anche sede dei vari sovrani siciliani, fu sede imperiale con Federico II, con Corrado IV, fu sede dello storico Parlamento siciliano e oggi è sede dell'Assemblea regionale della Sicilia. Quale fu dunque la meta di questo mio vagabondare? Beh, non soltanto un espediente narrativo per portarvi a spasso con me per Palermo, per raccontarvi un po' le sue tante bellezze. Di motivo ve n'è anche almeno un altro e forse ancora più importante, di cui però ancora non vi posso parlare. Rimanete quindi sintonizzati sul mio canale, iscrivetevi mi raccomando, se vi va abbonatevi e ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao, a presto!